Penso che nel piccolo di questo gruppo avvenga quello che dovrebbe avvenire anche fuori, cioè sempre, cioè l'integrazione, una vera integrazione. Insegniamo italiano ai nostri studenti e un gruppo di questi ogni anno viene scelto per fare un laboratorio di teatro che gestisco io. E quest'anno stiamo provando Mira la Dindondella, che è un omaggio ad Achille Campanile. È una sfida, una grossa sfida, perché Achille Campanile è l'autore dei doppi sensi, dei giochi di parole, dei calambur. Questi ragazzi sono stranieri. Alcuni di loro proprio non parlano quasi italiano, stanno imparando adesso. Questi ragazzi che sono dei giovani migranti, gli attori, attraverso il teatro trovano sicurezza in loro stessi, familiarizzano con la lingua, che in questo caso è anche una lingua comica, perché il testo è di Achille Campanile, è un testo comico. E soprattutto riscoprono o rinforzano la loro identità, la loro personalità, che penso sia la cosa più importante. E nello stesso tempo per noi maestri italiani è anche un'esperienza di integrazione importante, perché abbiamo modo di amare e conoscere a fondo le storie e le personalità, le identità di questi ragazzi e di amare la loro diversità. C'è una bellissima atmosfera, una bellissima sinergia, cominciano a diventare un gruppo coeso, è molto bello perché alla mattina si WhatsAppano rigorosamente in italiano, si correggono l'italiano, sono diventati amici, insomma un'esperienza molto bella. C'è stata una progressiva fioritura dei ragazzi, cioè inizialmente erano titubanti, insicuri e piano piano hanno anche iniziato a capire e apprezzare l'ironia del testo. Poi tra di loro si sono uniti, sono nate delle amicizie, ma anche con noi maestri italiani, insomma. 1, 2, 3, via! Mira la dindondella, mira la dindonda, mira la dindondella, mira la dindonda. Basta, rompete le righe! Okay.